Bella a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale. Siamo qui oggi per un nuovo video di FIFA 23. Oggi parleremo dei migliori 4 moduli da utilizzare su FIFA 23. Ma come sempre vi invito a iscrivervi al canale, attivate la campanella degli avvisi, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate like e vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e su TikTok. Chiedetemi pure le squadre, vi aiuto volentieri e ci saranno altri contenuti anche su altri giochi. Come detto, oggi andremo ad analizzare i 4 migliori moduli, lasciate stare la squadra perché sto facendo gli swap, i 4 migliori moduli su FIFA 23 a oggi, quindi quelli che stiamo utilizzando più spesso. Vi ricordo che questi moduli vanno bene sia per PS4 sia per PS5, bisognerebbe solo aumentare nel caso di PS4 il pressing, ma lo vedremo dopo. Ricordo anche che questo video ragazzi è indirizzato sul nuovo gameplay, quindi questo è importante ragazzi, questo è un nuovo video per il nuovo gameplay, quindi chi non ha aggiornato il gioco lo faccia perché molte cose non andranno. Allora, parliamo del primo modulo valido per PS4 e PS5. Parliamo del 4-1-2-1-2, il classico rombetto che siamo abituati a vedere in tanti FIFA. Come questo lo utilizzo? Quando sto perdendo, quindi quando sono palesemente in difficoltà. Pressing una volta palla persa, 50-58, se state perdendo di molto potete alzare anche a 70, io mi tengo un po' cauto, cioè nel senso se sto perdendo di uno non voglio espormi troppo, no, se sto perdendo di più alzo. Questa manovra equilibrata, ampiezza 57, giocatori in aria, questo va sempre da quanto state perdendo, se state perdendo di tanto aumentate anche al massimo, se state perdendo di poco potete stare un range tra i 5 e i 6 che va benissimo. Istruzioni giocatori. Allora, alle punte gli dico inserisciti alle spalle, altre quartista gli dico entra in area per i cross, nostro mediano, difesa equilibrata, resta dietro, copertura al centro, mezzala meno offensiva, resta dietro, inserimento, copertura al centro, mezzala più offensiva, attacco equilibrato, inserimento. Se, ripeto, state perdendo di più, questa cosa la trasformiamo in attacco equilibrato, entra in area. Questo vale per entrambi i nostri centrocampisti centrali, se stiamo perdendo di molto. Ai terzini resta dietro, ma se stiamo perdendo di molto partecipa all'attacco per entrambi. E questo era il primo modulo che, ripeto, io consiglio solo di utilizzare se stiamo perdendo di uno o due gol di scarto. Classico modulo 4-4-2, il modulo che secondo me rimane ancora un meta pazzesco, perché vale, è forte contro tutti i moduli, è facile da imparare. Io lo utilizzo con 50-54. Equilibrata, equilibrata, occhio che in questo caso l'ampiezza è solo 50, se usate molto gli esterni potete aumentare fino a 60, ok? Questo dipende da voi. Giocatori in aria ovviamente messo a 6 perché voglio che abbia giustamente più di un giocatore davanti, adesso andremo a vederlo, perché con le istruzioni dico entrambe le punte di inserirsi alle spalle, questa vale un po' per tutti ma con 4-4-2 siamo obbligati. Al centrocampista più difensivo, resta dietro, copertura al centro, intercetta le linee, se ha buone doti di intercettazione, se no li metteremo solamente difesa equilibrata, questo non è un problema. All'altro centrocampista gli dico difesa equilibrata, attacco equilibrato, copertura al centro. I due esterni, allora, qua non ho fatto grandi cose. Inseriscete le spalle, ampiezza bilanciata, inserimento per percorsi equilibrati. Non utilizzo gioca largo perché dipende da chi c'è. Me lo trovo troppo largo, si inserisce poco, quindi più o meno il predefinito lo lasciamo. Con i terzini, discorso molto breve, se avete un terzino che è riuscito a difendere bene, tipo un Hernandez, ok, un Mendy, uno di quelli che cancella, uno di quelli che può pompare con buoni piedi, gli diremo attacco equilibrato e sovrapponiti, se non volete rischiare resta dietro e non ci sono problemi di nessun tipo. Andiamo invece all'altro modulo, 4-2-3-1, anche quest'anno grande meta, sia per PS4 sia per PS5, equilibrato 55-66, quando alzo un po' la profondità, equilibrato passaggi diretti, 55-6, 55 perché li voglio stretti, questo modulo sono più o meno tutti i trequartisti, adesso andiamo a vederlo, vedete sono tutti belli stretti, con l'attaccante gli dico rimane centrale, inserisci tra le spalle, perché con il nuovo gameplay ho notato che se andiamo proprio ad allargarci, la punta va un po' per i fatti suoi, io voglio sapere che è lì. Difatti, altre quasi sta lì, dico rimani davanti perché anche lui voglio che sia lì con entra in aria. Ai nostri esterni non dico niente, qua non tocco niente. I centrocampisti, ragazzi, vale quello per 4-4-2, intercetta le linee, resta dietro per il mediano o comunque
difesa equilibrata, e a quello un po' più offensivo praticamente gli dico di difendere equilibrato e attaccare un po' come vuole. Copertura al centro rimane sempre una soluzione adeguata. Terzini non cambia niente rispetto a quello che abbiamo detto, perché è uguale praticamente. Vi segnalo solamente una cosa: dipende da come giocate, quanto giocate, potrete utilizzare questo modulo con pressing sul primo controllo. Poi no, vedete voi, col pressing sul primo controllo siete molto più reattivi e potete addirittura giocarla con palla lunga. Questa tattica secondo me va più su PS4 con giocatori molto veloci. Vedete un po' voi in base a come vi trovate. Io parto sempre con un equilibrato, poi molte cose le cambio in game, però la base rimane questa. Ultimo modulo, 4-3-2-1, anche questo in meta, questo giocato col pressing sul primo controllo, su entrambe le console va benissimo, 50-65, palla lunga equilibrato. Questo perché, avendo tre attaccanti che devono essere molto veloci, è una punta fisica, mi piace che parta tipo alla 4%, che quando io recupero palla, pam, vado dritto in contropiede e posso anche lanciare. Difatti, dico, inserisciti alle spalle a tutti e la punta rimanere avanti. E centrocampista, più difensivo sempre, resta detto copertura al centro, e vale la stessa cosa del 4-4-2. Quello più offensivo non gli dico niente, ma gli dico di entrare in area con attacco equilibrato, invece l'altro resta dietro. I terzini, idem, stesso discorso, il laterale, quello più offensivo, attacco equilibrato e sovrapponiti. Questo è un modulo che io personalmente utilizzo quando voglio schiacciare l'avversario, quando magari ho quelle partite, sto vincendo 1-0, sto facendo 1000 tiri in porta, non riesco, ecco qua, con questo modulo riesco a magari chiudere la partita. Occhio che il pressing sul primo controllo, come vedete nella schermata, è quando l'avversario è di spalle, tutta la squadra andrà lì, quindi state attenti a non selezionare male, tra virgolette, il giocatore, a non esporvi troppo. Però è un modulo assolutamente in meta. Ragazzi, ovviamente, come sempre, nel 4-3-2-1 e nel 4-2-3-1, ma soprattutto nel 4-2-3-1, le punte devono essere molto veloci. E se giocate con palla lunga, mi raccomando, avere almeno un centrocampista, almeno uno, che sappia cosa vuol dire lanciare. E non possiamo farci la mediana Kanté, Zaccaria, insomma... è un altro che recupera solo palloni, tre recupera palloni, no, uno deve essere più offensivo, perché sennò non ne usciamo ed diventa un problema. Ragazzi, questi sono, ripeto, i quattro moduli che secondo me sono più meta di tutti, valgono, ripeto, per PS4, PS5, valgono anche con le tattiche di pressing, più secondo me in meta su PS4 per via di un gameplay leggermente più veloce. Io almeno l'ho sempre pensata così, e il mio consiglio è di partire sempre o con un 4-2-3-1 o con un 4-4-2, in base alle situazioni cambiate. Ricordiamo, ci sono anche 3-5-2 altri moduli che porterò nel canale, ma non è così utilizzato, è così meta. Ok, questi sono, ripeto, dei moduli che tutti possono imparare in maniera veloce. Non costa neanche tanto farsi una squadra con questi moduli. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Secondo me attualmente 4-3-2-1 e 4-2-3-1 rimangono i più in meta possibile, anche con un nuovo aggiornamento. Non so se avete visto che adesso i giocatori Langley corrono poco, sono tornati i giocatori esplosivi, eccetera. Quindi andiamoci cauti e vediamo un po'. Ragazzi, il video finisce qua, spero vi sia piaciuto, noi ci vediamo presto per altri contenuti, mi raccomando seguitemi su TikTok e su Instagram, grazie per esservi iscritti, per vedere questo video, grazie a tutti, ciao ragazzi.